Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Carissimi amici, la seconda domenica del tempo di Avvento, potremmo dire, si illumina della luce anche dell'Immacolata Concezione di Maria, che celebreremo poi lunedì 8. Si illumina dell'Immacolata Concezione di Maria facendoci contemplare la bellezza della creatura umana chiamata da Dio ad essere partecipe della sua vita, del suo amore, chiamata da Dio ad essere come immersa nella luce del bene, nella luce della verità, nella luce di ciò che è la giustizia di Dio, che è quell'amore che viene a salvare, che non è mai giudizio di condanna, ma è giudizio di salvezza. E Maria che calpesta il serpente della tentazione, è Maria che apre il cuore alla luce dell'amore di Dio, è il segno dell'umanità nuova, quella umanità nuova che vince la tentazione che tutti noi portiamo quasi come connaturale al nostro esistere, di volere in qualche modo impossessarci del giudizio sulla vita, del poter scegliere ciò che a noi sembra utile e immediato, e quasi a volte dire che è vero e buono ciò che serve rispetto alla verità che ci chiama invece a modellare la nostra vita sulla presenza di Dio, nel dialogo con Lui. È l'antico peccato dell'umanità, il tentativo di intervenire quasi a manipolare il concetto di giustizia, il concetto di verità, collegandolo a dimensioni di possesso, a dimensioni del possedere le cose della vita, piuttosto che alla possibilità sapiente di riconoscere che tutto ciò che viviamo ci è donato e ci chiama ad essere partecipi della vita nel bene. Maria è l'immagine di questa umanità che è libera dalla tentazione e perciò apre il suo cuore alla presenza di Dio. E allora ecco che in questa seconda domenica di Avvento, che dicevo è illuminata dalla luce della solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, sentiamo l'invito forte a preparare la strada al Signore. Il Signore viene, il Signore viene. Preparare la strada al Signore significa riconoscere che il Signore entra nella povertà delle nostre cose umane, viene ad aiutarci, a purificarci, a rinnovarci, ad avere fiducia nella sua parola che ci libera dalla tentazione di manipolare il concetto di giustizia, di verità, il concetto di carità, di amore, e ad essere invece con Lui, a poter camminare con Lui lungo la via che porta al Regno di Dio. Le situazioni della vita sono tante, e forse immaginare di essere fedeli alla verità, al bene, alla giustizia, all'amore di Dio in un tempo in cui c'è tanto bisogno, in cui verrebbe la tentazione di arrampicarsi di qua e di là per ottenere, per a volte strappare quasi ciò che serve nel nostro bisogno, è una tentazione forte. Ma abbiamo fiducia nella presenza di Dio
ascoltiamo la sua parola, viviamo imparando da lui ad essere coloro che partecipano del bene ringraziando la misericordia di Dio, forse ad essere sicuramente essenziali nella necessità, a condividere, a spezzare il pane che possa essere nutrimento per tutti. E riusciremo, credo, a poter impostare rapporti nuovi, a poter realizzare forse un'organizzazione anche della nostra società che possa essere più rispettosa delle persone, più aperta alla luce della volontà di Dio e perciò più ricca di vita. Il Natale che viene deve poter essere questa grande speranza per tutti noi.